Giovanni Ceravolo, leader del comitato di lotta per la casa a Livorno, che sono impegnati nel corteo che oggi ci sarà a Livorno dei lavoratori e delle lavoratrici, è uno degli animatori dell'esperienza della caserma del Fante, che tutti voi conoscete, e segretario livornese dell'Asia. Giovanni, a te la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto l'Unione Inquilini di Livorno, Daria e Paolo per l'invito, e porto i saluti del sindacato di cui faccio parte e anche del movimento per il diritto all'abitare di Livorno, che come giustamente introduceva Paolo, negli ultimi anni, insieme anche ovviamente all'Unione Inquilini, abbiamo portato avanti una serie di lotte sul territorio che partono dalle occupazioni, che purtroppo devo confermare anche quello che è stato detto prima dal compagno Michelangelo, anche a Livorno la situazione abitativa sicuramente ne avete parlato a fondo ieri, ci troviamo in un momento veramente disastroso e purtroppo le occupazioni si sono susseguite negli ultimi anni, l'ultima giusto appunto una decina di giorni fa, sabato scorso, un grande palazzo di proprietà di una finanziaria, abbandonato da 5 anni, un palazzo storico veramente interessante, poi per altre cose oltre che per la questione abitativa. E quindi niente, io ci tenevo insomma a rispondere positivamente all'invito di Daria, a portare i saluti comunque del movimento, anche del nostro sindacato. Noi a Livorno abbiamo un difetto che ci portiamo dietro, di cui siamo molto gelosi, che nonostante differenze a volte di posizione, gli scazzi, scusatemi il termine, cerchiamo sempre di essere molto uniti, e anche oggi appunto ci sarà un corteo di lavoratori che stiamo cercando di organizzare veramente senza, a prescindere dalle sigle sindacali, a prescindere dalle appartenenze politiche, un corteo molto determinato ovviamente con delle parole d'ordine importanti, a cui ovviamente invito, se ci sarà la possibilità, visto che avete anche il vostro congresso, a partecipare, chi voglia partecipare, insomma dalle 5 siamo in piazza Magenta. Concludo dicendo che niente, la situazione qui a Livorno è parecchio pesante e stiamo cercando di fare il possibile tutti insieme per trovare delle soluzioni. Questa amministrazione da una parte ovviamente sta cercando quantomeno di fare un'attività di resistenza, perché qui questo è un feudo PD di quelli veramente storici, quindi noi ci siamo trovati a fare una guerra contro una serie di speculatori e contro delle politiche abitative veramente aberranti, demolizione di case popolari, qui è stato veramente un delirio. E piano pianino stiamo cominciando a ottenere qualcosa, e questo veramente è positivo. Quindi niente, io concludo salutando tutti e invitando chi vuole insomma a partecipare al corteo oggi pomeriggio. Grazie mille.